Ciao a tutti e bentornati nella nostra cucina. Stasera faremo insieme un sandwich chiamato Clubhouse Sandwich. Vediamo insieme gli ingredienti. Ci servirà del pane in cassetta, del burro, foglie di lattuga, fette di bacon, pomodori, fette di arrosto di tacchino e maionese. Andiamo insieme alla preparazione. Per prima cosa, in una padella antiaderente andiamo a rosolare per bene il bacon. Nel frattempo, in un'altra padella antiaderente andiamo ad abbrustolire un pochettino le fette di tacchino. Nel frattempo andiamo anche ad affettare i pomodori. Il bacon è abbrustolito, lo mettiamo un attimo da parte. Mettiamo da parte anche le fettine di arrosto di tacchino. A questo punto andremo ad imburrare le fette di pane con un po' di burro e le facciamo tostare in un tostapane oppure in forno a 100 gradi per 4-5 minuti. Siamo quindi pronti per creare il nostro sandwich, quindi nella prima fetta di pane andiamo a spalmare un po' di maionese. Andiamo quindi a mettere qualche foglia di lattuga, una fettina o due di arrosto di tacchino, due fette di pomodoro, il bacon e andiamo a chiudere con un'altra fetta di pane. Facciamo quindi lo stesso procedimento, quindi maionese, i nastri sandwich sono pronti, andiamo quindi ad impiattare. Ecco qui pronto il nostro Clubhouse Sandwich, un panino davvero veloce, gustoso e super buono. Spero vi sia piaciuto, lasciate i vostri commenti, iscrivetevi al nostro canale, seguiteci su Facebook, Twitter e Instagram. Ciao e buon appetito a tutti da Sapori e Odori di casa mia.